promontorio di Pietramogolana, insieme ai ruderi del castello, che è un vero e proprio simbolo di tutta la valle. La Valtaro è stato donato dai tanti proprietari al comune di Berceto, una pratica iniziata qualche decennio fa che si è conclusa recentemente con la buona volontà di tutti, in modo particolare con il supporto del professor Pettenati, che ci ha aiutato a raccogliere tutte le successioni, tutte le deleghe di oltre 25 persone. Adesso di proprietà del comune, siamo preoccupati di dover intervenire subito per evitare che ci siano degli ammaloramenti maggiori. In questo siamo aiutati che ci stanno arrivando delle donazioni da dei cittadini che sono nati a Pietramogolana, quindi siamo nelle condizioni di mandare subito dei muratori per mettere maggiormente in sicurezza i ruderi della rocca e anche per togliere delle brutture come dei tubi di scolo che sono addirittura rossi, che sono addirittura di rossi su delle pareti nere. Abbiamo poi intenzione di portare avanti il piano di recupero, di cui abbiamo già delle immagini delle bozze, portato avanti dall'architetto Bruni Roberto, e di chiedere all'autocise, come abbiamo già fatto e lo faremo con maggiore insistenza, le barriere antirumore. Pietramogolana è comunque un paesino che era molto storico, ci sono delle foto bellissime nel vecchio oratorio e quindi bisognerebbe cercare, di intesa con i proprietari, di recuperarla al meglio. Tra l'altro è molto frequentata nei giorni di festa dai suoi abitanti, che hanno un grande attaccamento verso le proprie abitazioni. Cerchiamo di fare quello che è possibile, però ci sentiamo il sostegno dei cittadini e questo ci fa piacere.